Massimo Lotti. C'è anche, a parte la televisione, il cinema, il teatro, c'è anche il doppiaggio che fanno con continuità ormai da tanti anni suo fratello Giorgio e i suoi nipoti, Gabriele e Andrea. Esatto, sì, il doppiaggio fa parte, diciamo, di tutto il percorso che può fare un attore, no? Quindi l'attore come me fa il teatro, poi può fare il doppiaggio, può... Insomma, l'attore comprende tutte queste cose. Il doppiaggio è anche stata una bella passione, un bel periodo. Per tanti anni ho doppiato molto. E anche adesso, ultimamente, ho fatto dei doppiaggi, immagino che sarà informato. Sì, sì. Lei come ha iniziato ad approcciarsi anche al doppiaggio, a fare anche il doppiaggio? Il doppiaggio l'ho fatto perché mi è sempre piaciuto giocare con la voce. E mi trovai ad assistere al doppiaggio per parecchio tempo e decisi di provare. E la mia voce funzionava bene per determinati personaggi e quindi insomma poi la posso modellare, la posso variare, quindi ho avuto la possibilità di doppiare diverse tipologie di attori, anche situazioni non necessariamente comiche. Si passa che se sei il doppiatore in doppiaggio puoi passare dal doppiaggio di un personaggio drammatico, un film impegnato drammaticamente, come anche un cartone animato, piuttosto che un film commedia, un film brillante. E il suo primo doppiaggio fu per caso quel film di Braccio di Ferro con un Robin Williams che si sta diventando famoso? Esatto, è stato uno dei primi doppiaggi, quello del film di Robert Altman, dove doppiavo appunto Robin Williams in Braccio di Ferro, esatto. E c'era una caratterizzazione vocale proprio. Lei, il suo primo lavoro al doppiaggio? I primi lavori sono stati tanti, perché non ce n'è stato uno in particolare, perché poi ho doppiato tanti personaggi insieme, ma anche i cartoons, insomma, siamo partiti da Sanpei, da personaggi, dai serie televisive, insomma, tante cose, fino ad arrivare poi adesso all'ultimo film che ho doppiato, che ho doppiato l'attore Colin Firth nel film Single Man. Sì, com'è nato questo suo ritorno al doppiaggio sotto la direzione della signora Bucciarelli? Beh, è stato sicuramente un bel modo di fare doppiaggio, perché sicuramente è importante avere anche una buona direzione di doppiaggio, è fondamentale avere delle buone direttrici, un direttore in gamba, e questo insomma mi ha stimolato molto il film. Quindi quando si fanno le cose curandone i particolari, allora è sempre positivo. Senta, lei si ricorda del doppiaggio di D'Artagnan? Perché c'è una prima edizione doppiata che avete fatto lei e Sergio Rubini, almeno stando a quello che dice Antonio Genna. Sì, è vero. Mi ricordo di aver doppiato con Sergio Rubini, non ricordo bene che cos'era, perché poi dopo c'è stata tanta carne a fuoco, insomma. E quindi poi, ecco, da questa sua esperienza, poi immagino lei abbia tratto anche l'idea delle parodie, della parodia del doppiaggio con la Marchesini ai tempi del trio. Io? Sì. No, io? Ecco, col fuori sync, sì. Sì, è vero. Ma tutto, sia il doppiaggio, sia il teatro, pure facendo gli spettacoli drammatici, ho iniziato con spettacoli drammatici, anche quelli sono diventati, poi ne facevo la parodia per scherzo, insomma, a cena quando si faceva lo spettacolo. Sì, me l'hanno raccontato. Nascono così, me l'hanno raccontata questa cosa. Volevo chiedere una cosa, allora, lei alcuni anni fa fece proprio con suo fratello una serie, cos'era il fantasma? Lei faceva un signore che era defunto, che tornava sulla terra per proteggere la sua amata, e suo fratello faceva un ispettore di polizia, che si chiedesse. Esatto. Si chiamava Professione Fantasma, sì, questa serie televisiva. Sì. Io facevo questo detective che in sostanza in vita non era tanto abile, però diventa più abile
nell'aldilà, dall'aldilà ad aiutare la sua. Sì, amica. C'era anche che era un attore straniero che era Bonsito, doppiato da Bruno Alessandri, mi ricordo. Esatto. E secondo lei, ecco, c'è ancora diffidenza da parte del cinema italiano verso gli attori che fanno doppiaggio, oppure la situazione sta un po' cambiando, perché fino a qualche anno fa... Io credo che ci debba essere... Noi siamo gli italiani senza presunzione, sono degli ottimi doppiatori, è riconosciuto il doppiaggio italiano come uno dei migliori al mondo, e c'è molta sensibilità, molta capacità di entrare nel ruolo di quel determinato attore, quindi c'è sicuramente alta professionalità. Dovrebbe essere giusto avere la scelta, nel senso che ci dovrebbe essere la possibilità di vedere il film in lingua originale, ma è altrettanto anche doppiato, insomma, perché ormai la cultura nostra è questa, il doppiaggio funziona bene, quindi, però devi avere forse la doppia possibilità. Già, e comunque il doppiaggio può rappresentare una risorsa per il cinema, cioè appunto gli attori che fanno doppiaggio, come ultimamente Ward e Pannofino, possono benissimo fare anche il cinema, televisione, come attori proprio di set. Sì, certo, perché fondamentalmente i doppiatori sono attori, quindi sì, è capitato di vedere molti, lo stesso mio fratello Giorgio, che è direttore di doppiaggio e doppiatore, si è visto appunto, come citavi anche prima, in varie situazioni televisive, quindi in luce. Certo, le sue esperienze di doppiaggio c'è anche Aida degli alberi. Sì, mi parli un po', sì, com'è stato fare questo cartone? Beh, particolare. Poi sono molto incuriosito sempre da quello che vado a doppiare. Era un cartone particolare. Non era quello che io prediligo in genere come tipo di cartone, però perché mi piacciono più i cartoni tradizionali, i cartoni attuali, anche quelli tridimensionali, insomma. Quello di allora era un po' particolare, però comunque mi affascinava farlo.